Ah, diciamo che la preparazione della gara, qualcosina abbiamo fatto già ieri, anche se poi chi è che ha speso più energie domenica ha fatto una piccola parte, poi più che altro ha assistito a quello che potesse essere la parte tattica, ma poi in realtà l'allenamento vero è stato quello di oggi pomeriggio. Andremo ad affrontare una squadra che ha fatto molto bene durante la regular season. E li rispettiamo un po' come rispettiamo tutti gli avversari. Secondo me sarà una bella gara dal punto di vista dell'intensità. E nulla, siamo carichi per questa partita. Ma in questo momento qua non esiste tattica, non esiste più progetto, non esiste nulla. Esiste che mi fa piacere che Leo parla di queste due partite. Una per Io volta, una per volta. direi una per volta, però diciamo che la prima finale è quella di domani. Come ha detto lui, l'approccio deve essere il miglior approccio possibile, perché, ripeto, una formazione che ha ben fatto durante il campionato, però del resto penso che dobbiamo guardare soprattutto noi stessi, perché le ultime 5 gare sono state gare che dal punto di vista della prestazione i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro. Secondo me dovevamo uscire fuori con 5 vittorie e abbiamo raccolto molto meno. Quindi penso che oramai la mente o il pensiero è quello condiviso dallo staff, da tutto lo staff, anche i ragazzi la vedono in questo modo, perché poi recepisco un po' quello che sono anche il modo di stare in campo con i ragazzi durante gli allenamenti. L'entusiasmo lo vedo, cosa che magari un mese fa si faceva un po' più fatica. E quindi questo fa ben sperare per la partita di domani, perché ripeto, loro hanno fatto un buonissimo campionato, ma è giusto ricordare che anche la nostra squadra è forte, è fatta di individualità importanti, e quindi dobbiamo giocarcela al meglio delle nostre possibilità. Ma intanto degli infortunati, diciamo quelli che già da 10 giorni hanno finito la stagione, lo sappiamo bene, sono Turitto, Radicchio, Biason e Colella. Il resto sono tutti a disposizione. Sul significato, l'importanza dei playoff, voglio dire, mi sono già espresso più di una volta. Da un'ipotetica vittoria dei playoff si possono aprire comunque scenari che non stanno a me, come dire, a spiegare. Potrebbe succedere di tutto, oltre al blasone che può avere una società, giocatori, staff, e dare comunque la gioia ai tifosi del Bitonto. Normale che questa domanda qua mi piacerebbe sapere anche le risposte degli altri allenatori interessati, perché a fine stagione, dove tra l'altro per motivi di recupero di partite della regular season hanno posticipato di una settimana il campionato e hanno messo in condizione, dopo 10 mesi di lavoro, chi è arrivato nei playoff di giocare a distanza di 3 giorni. Voglio dire, capita anche tra i professionisti questo, però sinceramente non è che abbia avuto molto senso, secondo me, anche perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, il tempo è impazzito in queste settimane, sembra di essere ad agosto. È probabilmente uno scotto un po' tutte le squadre interessate dal punto di vista fisico, ci sarà, perché già domenica qui è stata una giornata molto calda, oggi forse la più calda di quest'anno, e domani si prevede un'altra giornata molto molto calda, quindi secondo me potrebbe risentire lo spettacolo, come voglio dire, potrebbe essere impattante anche per quelle squadre che arriveranno in finale sul discorso forze e infortuni. Questo è il mio punto di vista. Poi sul discorso dei playoff, ripeto, per me è abbastanza deludente. Io
prima penso di aver risposto nella maniera più coerente, quasi egoistica e di buon auspicio. Rendere orgogliosi i nostri tifosi, la nostra società, perché comunque qualora vincessi è qualcosa di importante che fai. Ma che però purtroppo il discorso Lega Pro non dipende solo dal risultato se vinciamo i playoff, quindi assolutamente sì, bisognerebbe ristrutturare un po' il tutto perché, come dire, sarebbe molto più Sarebbe un allettante senso fare, finale, sì, un senso finale, stimolo. magari i playoff li fai a livello nazionale, chi Sì. li vince magari vai in Lega Pro, e sarebbe tutto molto ma molto diverso. A mio avviso le partite sarebbero più vere. A 2 mesi dalla fine del campionato ti ritrovi che magari il campionato non lo puoi vincere più, potresti, come dire, fare un mini ritiro, dare più spazio agli altri, rendere partecipi un po' tutti, però per cercare di portare la squadra al top dal punto di vista fisico ai playoff, perché sai che è un altro obiettivo, un po' come l'eccellenza, voglio dire. L'eccellenza, le partite sono tutte tirate praticamente fino a. La stessa serie C. Quindi secondo me dai estremamente un senso e dai potere al campo e non alla burocrazia se il campo è a posto, se la gradinata è a posto e se chi più ne ha più ne mette. Io l'attenzione giusta, non voglio essere ripetitivo, la vedo da un mese a questa parte. Non mi nascondo dicendo che per un mese, fino a un mese fa, ero abbastanza dispiaciuto, nervoso, perché la squadra non la vedevo ancora giusta dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della serenità in campo, su diversi aspetti. L'ultimo mese, come dire, mi sono divertito perché abbiamo iniziato a raccogliere i frutti dal punto di vista delle prestazioni, i risultati non ci hanno primato al massimo. Ma soprattutto ho iniziato ad alzare anche un po' il livello degli allenamenti perché si iniziava a parlare più dei dettagli piuttosto che della struttura, perché secondo me il primo mese è stato quello che è servito per creare la struttura di un'identità. E nell'ultimo mese, voglio dire, abbiamo iniziato a lavorare un po' più sui dettagli. Io ricordo bene le prime gare dove sì, 3-4 occasioni da gol le riuscivamo a creare, le ultime 5 partite oggettivamente la squadra ne ha create veramente tante e come diceva Leo prima, lo step finale sulla quale stiamo lavorando già da qualche settimana è quello di essere un po' più decisi sotto porta.